Don Juan, Shunzhen Gumi, Chugoku. Perfetto, l'avete sentito. Sono sul ghiaccio. Franca ride perché in realtà è compito mio di ricognomi. Wang Zheng, io sono bravissima di ricognomi, che poi in realtà dovrebbero essere al contrario in esatto. Cina, no? Però Wang Zheng, e poi chiederemo ai nostri amici giapponesi se sbagliamo o meno la pronuncia dei loro nomi. Lo ricordiamo, abbiamo dei fan giapponesi fantastici. E poi manderemo. Franca si è preparata, preparatevi, eh. Un altro motivo della giornata è il saluto in giapponese durante la gara maschile di Franca Bianconi. Coppia Wang Zheng, la coppia cinese, le coreografie, anche con loro collabora Pasquale Camerlengo insieme ad Angelica Chilova, Massimo Scali, coppia cinese che abbiamo già visto alla Cup of China ottenere la settima posizione. Franca Bianconi, come ti sono sembrati? Loro hanno pattinato senza errori, il contenuto tecnico senz'altro era meglio. Sono ancora un po' rigidi, alcuni dei fili, alcune delle curve, quindi erano un po' piatte, non completamente profonde come dovrebbero essere, e anche un po' rigidi, un po' legnosi, potrebbero essere più morbidi, però tutto questo si acquisisce col lavoro, col tempo, con gli anni, e mi sembra che comunque abbiano qui, per quello che è il loro livello, anche loro abbiano completato una buona short dance. E qui stiamo rivedendo proprio, forse hanno avuto anche qualche fuori problema completamente nei tweezer, sì, no? Sì. Lei avanti, lui indietro, vedi, sì. Fuori sincronia. Però perlomeno non ha perso l'equilibrio e tutte e due hanno completato il numero di rotazioni. C'è sicuramente una penalità per la qualità, ma almeno l'elemento è stato eseguito. E vedi qui, ognuna di queste piccole curve dovrebbe essere molto molto profonda, molto accentuata dal pattino che incide il ghiaccio proprio, e invece qui ogni tanto erano un po' piatti. Ugualmente qui, anche questo è il twizzle durante il cerchio,
buono il saltello. Controvenda interna avanti, venda interna indietro. Ogni tanto vi do qualche nome Brava, così. impariamo nuovi particolari. Bello questo sollevamento. Sollevamento rotational, bello. Sì, lo ricordiamo anche quando tu ci fai notare appunto la parte della pattern dance, che quest'anno deve essere eseguita tutta insieme, anche se il punteggio è sempre diviso nelle due parti, insomma. Cioè Però insieme e tutti dalla stessa parte rispetto ai giudici, non può essere partita dalla parte opposta. allora, questa è l'ultima coppia del primo gruppo, vediamo il punteggio per loro. 21 e 58 il terzo tecnico, 24 e 41 invece i secondi components, per un totale di 45 e 99 vanno in seconda posizione. Rimangono al comando i canadesi Orford e Williams, che avevano avuto un tecnico di 25,72 e di components di 24,04, components che finora premiano la coppia invece Reed, che hanno il punteggio di 24 a 68. Stiamo guardando proprio il riepilogo della situazione.